famiglia, fragilità, impresa, eccellenza, queste le grandi macro aree che secondo il programma del Presidente Acquaroli abbiamo voluto iniziare ad inserire nella manovra di bilancio con cui si inizia questo mandato consiliare. Così discontinuo per la prima volta dopo 70 anni, dopo 50 anni. Il centrodestra guida la Regione Marche. Da questo punto di vista abbiamo voluto articolare un bilancio in due fasi. La prima fase è quella in cui verificheremo esattamente lo stato dell'arte, l'eredità ricevuta sotto il profilo finanziario, sotto il profilo delle risorse umane, sotto il profilo anche delle aziende, delle partecipate, perché temiamo anche qualche brutta sorpresa. Da questo punto di vista, dopo questa prima verifica, apriremo una fase partecipata e condivisa per arrivare alla fase 2, quella in cui verranno contenute tutte le misure più strategiche. Però attenzione, abbiamo già da subito voluto dare il segnale di una discontinuità e di innovazioni che speriamo incontrino il favore dei marchigiani, in particolare un grande stanziamento per le aree di crisi complessa, perché dopo il 31 marzo è facile, è probabile, ahimè, che vi sarà diversa una frattura della coesione sociale a causa della pandemia. Poi famiglie, l'intervento per l'alfabetizzazione digitale attraverso la messa a disposizione di una cospicua somma che serva proprio per dare tablet e strutture informatiche alle persone meno abbienti, e poi la telemedicina nell'entroterra, nelle aree interne, la prima l'inizio di una lunga sfida su cui puntiamo molto. Stiamo monitorando gli esiti di una primissima verifica. Da questo punto di vista è volontà della Giunta Acquaroli e del Presidente Acquaroli procedere alla trasformazione della SVIM, che si determinerà soprattutto sulla base di una nuova vocazione europea della SVIM, di quella che era la vecchia SVIM, poi una nuova agenzia, quella per il turismo e l'internazionalizzazione, e poi l'ente di ingrandimento su Erdis, che dopo la trasformazione di due anni fa dobbiamo verificare se esattamente si sono prodotti gli effetti di risparmio che pure erano lungamente attesi. Insomma, cercare di vedere se sotto il tappeto c'è polvere o qualcos'altro penso che sia un obbligo del buon padre di famiglia.